forza appassionati delle due ruote, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Zata Biker Girl e oggi, signori miei, sono qui con un ospite eccezionale. Signore e signori, vi presento il mio fidanzato e la sua Yamaha FZ1. Mi farà da cicerone, io lo seguo, non so dove mi vorrà portare, non ci siamo accordati proprio benissimo sulla strada. Aia, aia, mamma mia che strada di merda. Oh, guardate che bel panorama, quella è Assisi ai piedi del Monte Subasio. Con questa bella giornata abbiamo deciso di farci un giretto in moto e allora ho detto ah, basta, è il momento di portare un ospite nel canale, un altro biker, e adesso vediamo un po' oggi che cosa succederà di bello. Non facciamo un giro impegnativo, quindi lui avrà la pazienza di sopportare una principiante. Dove andiamo? Di qua, freccia. E poi? Andiamo di qua. Vai, 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 vai. Andiamo, 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 dai, 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 dai. Guardalo, guardalo. Vi avverto che lui è un biker altrettanto folle. Poi oggi sicuramente andrà tranquillo perché ci sono io. Ma lui ha una grande esperienza in fatto di moto. Ha avuto delle moto stupendissime, bellissime. E vediamo se oggi farà qualche numero oppure avrà pietà e per non smerdarmi farà il gentiluomo, vediamo un po'. E non so quanti di voi conoscano la moto che ha il mio ragazzuolo. Mi dice una Yamaha FZ1, 150 cavalli, quindi è una grandissima belva. Anche lui l'ha presa da poco, quindi ancora deve prendere confidenza con questa bella bestiolina. E praticamente è la sorella maggiore della mia. Oh, che palla questo vento. Ecco le suore, grandissime! Ciao! Allora, adesso dove andiamo? Andiamo di qua, ok. Allora, sul fatto di cambiare con due dita, cavolo, è una cosa veramente difficile, cioè almeno per me, mi risulta davvero difficile. Invece frenare con due dita alla fine sì, vabbè dai, è una cosa abbastanza intuitiva. Piano piano migliorerò, vi chiedo di avere un po' di pazienza. Oggi andiamo a mettere un po' di curvette, così vediamo anche di mettere in pratica quello che alcuni di voi mi hanno suggerito riguardo alla posizione delle varie parti del corpo in curva, la pressione da mettere su mani e posizione corretta dei piedi sulle pedane. Quindi vorrei provare anche questi vostri suggerimenti. Questa chiesina che fa da spartitraffico, poverina. Ok, qui giriamo a destra. Cambiato con due dita, signori! Incredibile! Oddio, quanto sono sfigata! Oh, oh, oh! Solo perché c'è il SUV fa il prepotente? Io sinceramente non ho capito dove cavolo stiamo andando. Guarda tu, Velox, mezzo nascosto, bastardo! See you later, sucker! Dove dobbiamo andare? Harley! Quando avevo tipo 16 anni ero fissata con l'Harley Davidson. Cioè avrei dato l'anima per avere un Harley Davidson. Wow, carina questa strada. Oh, oh, breccino, breccino. Dove va quel pazzo che c'è il breccino? Guardalo, senza timore. Aspetta!
verso, non mi ricordo la strada. Attenzione, curva di merda, curva di merda. Brava, che bella curva che hai messo. Forza, 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 devo sciogliermi un po', eh. Vai, vai. Dai, tranquillo, vai, vai. Troppo stretta l'ho presa. Mamma mia, che disastro. È vero, cioè non ho fatto niente di che, ma è vero, se metto forza sulla mano in corrispondenza della curva, vabbè, non so se mi sono spiegata, però cioè vado giù molto più, cazzarola, è molto più facile. È vero, cazzo, grazie per questo suggerimento, che figata. Wow, le scoperte di una neofita, che gusto. Mi sa che taglio un po' troppo le curve. Oh, bricino, bricino. Questi tratti in ombra mi danno fastidio. Posso svelarvi qualcosa di me. Allora, sono una studentessa universitaria e faccio anche un lavoro part time. Fine. Oh, cazzo, sono scema. E quindi magari è per questo che non pubblico tanto spesso motovlog, perché ho delle giornate molto piene, tanti impegni, e quindi non sempre posso, aia, buca, editare motovlog, andare in giro a registrarli. E un'altra cosa che dovete sapere di me è che non sono una motociclista tipica del weekend o solo della domenica. Io ho comprato la moto per sfruttarla anche per tutte le mie commissioni giornaliere, da una cosa banale come la spesa al lavoro. È per questo che magari a volte vi porto motovlog dentro le città, e infatti molti di voi hanno detto che magari è un po' noiosa come cosa. Non c'è sicuramente un bel panorama, e lo so, però. E penso che, ma dai, ma dove vai? Ma non mi hai avvertito? Ma dove va? It's been a long day. Va bene, mentre aspettiamo che si rifà vivo, noi proviamo a mettere queste curvine, vai. Guardate che bel percorso con tutti gli alberi intorno. Dai, dai, togliti, togliti, togliti. Dai, che ci abbiamo noi la precedenza. Che fine ha fatto?
Mi ha lasciata. Ha fatto bene. Guardate che bel panorama. Tutta la vallata umbra. Bel posto, bel posto. Proviamo a aspettarlo di qua. Subito finita la rotatoria, è girato, non me l'aspettavo. Appunto, non me l'aspettavo, no? Allora, ci siamo ritrovati e adesso andiamo a prenderci qualcosa da bere. Allora, qui dobbiamo girare a destra, se non sbaglio. Vediamo un po'. Occhio, 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 occhio. Mamma mia, discesa ripida. Breccino, breccino. Oh, 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 oh. Piano. Che ha fatto, che ha fatto? Va piano? Perché va piano? Che c'è? Questo è la fagana. Non era un fagano. Guarda che va via. Secchiamolo un pochino. Dai, dai, superami, superami. Dai, facci sentire sti cavalli. Supera. Vai, vai. No, non mi vuole superare. Troppo buono, troppo buono. Indovinate dove andiamo a prenderci qualcosa? Al McDonald's. Più zozzi di così. C'è ancora dietro il mio amor? Sì, bene. Dove mettiamo le moto? Mettiamo qui. Le mettiamo qua? Posso spegnere la luce, posso chiudere gli occhi, ma in testa le nostre strade si dividono. Ci siamo presi il nostro bel milkshake, fragola per me, vaniglia per lui, e adesso si torna a casa. Le nostre strade si dividono, purtroppo. È stato bello. Ciao. Che tristezza. It's been a long day. Cari bikers, io vi saluto. Anche per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Se volete potete seguirmi anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video e anche per condividere insieme le opinioni su altre moto oltre che alla mia. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video e come al solito che le due ruote siano sempre con voi. Ciao ciao!